Le novità sono parecchie e in diversi settori della medicina, della patologia. E noi in questo congresso appunto parliamo di queste novità e le faccio qualche esempio. Ad esempio in campo oncologico, dove oggi abbiamo delle nuove metodiche, delle nuove tecniche che ci permettono di visualizzare le cellule tumorali in circolo. Quindi la tecnica che va sotto il nome di biopsia liquida, che in un campione di sangue, quindi un semplice prelievo di sangue, ci permette con tecniche oggi alla portata di molti laboratori di mettere in evidenza il DNA delle cellule tumorali, quindi anche a concentrazioni estremamente basse e in maniera molto precoce, prima che magari la malattia neoplastica abbia dato una sintomatologia clinica. Oppure importante per monitorare l'efficacia della terapia. Spesso dopo una terapia chemioterapica, chirurgica, radioterapica, il tumore sembra scomparso, ma in effetti non lo è clinicamente, ma non lo è dal punto di vista della presenza di cellule neoplastiche. Con queste tecniche noi le mettiamo in evidenza. Oppure parametri anche semplici come la calprotectina, che ci permette oggi di fare diagnosi differenziale tra le malattie infiammatorie intestinali e le forme funzionali di patologia intestinale, evitando manovre e indagini incruente e antipatiche per il paziente, ma può essere ad esempio una coloscopia con biopsia. Oppure lo studio delle patologie neurodegenerative, dove fino ad ora il laboratorio non ha avuto, diciamo, un ruolo importante perché mancavano i marcatori, non avevamo le metodiche. Oggi invece anche per le patologie neurodegenerative, come la malattia di Parkinson o come la demenza di Alzheimer, il laboratorio ha un ruolo importante perché abbiamo dei parametri su matrici di sangue o liquor che ci permettono di mettere in evidenza e quindi di poter diagnosticare e monitorare l'andamento della malattia con più facilità. O abbiamo in studio parametri nuovi per la malattia diabetica, come ad esempio l'albumina glicata, che stiamo studiando e porteremo a questo congresso i primi risultati di studi su progetti di ricerca che proprio incentrati sull'importanza di questa nuova molecola nella diagnostica e nel monitoraggio della malattia diabetica. Le patologie autoimmuni, che oggi sono un campo in grande, la cui incidenza è in aumento, pensi alla celiachia, dove noi oggi abbiamo dei parametri di laboratorio che con certezza ci permettono di diagnosticare la malattia, soprattutto di diagnosticare la predisposizione ad andare incontro alla malattia, e quindi fare anche predizione e prevenzione, evitando anche qui indagini cruente come può essere la gastroscopia con biopsia, come si faceva prima sempre in tutti questi pazienti. Oggi invece in alcuni casi può eliminarsi e può non farsi questa indagine cruenta e fastidiosa. Oppure lo studio delle sostanze d'abuso, anche questo che noi grazie al laboratorio possiamo determinare con certezza e con grande sensibilità, con elevata sensibilità, quindi concentrazioni anche molto basse di sostanze d'abuso che vanno dall'etanolo alla cannabis, ai cosiddetti farmaci droghe, logicamente, che oggi vengono vendute anche su internet, quindi hanno un impatto sociale e economico e sulla salute di elevato livello. Ho ancora patologie come l'infarto. Noi abbiamo delle molecole che oggi con certezza, anzi abbiamo una molecola, la troponina, che con certezza ci fa fare diagnosi di infarto quando ancora, diciamo, le altre indagini, l'elettrocardiogramma o l'ecocardiografia non si positivizzano, e noi tramite questa molecola facciamo diagnosi, ma soprattutto facciamo anche diagnosi differenziale tra diversi tipi di infarto.